Con tanto di bandana, eccolo qui, Ale, personaggio noto nel mondo della pizza, pizzaiolo, è uno dei più importanti d'Italia e basta cercare su internet appunto le pizzerie più importanti, perché gli è nata un'idea, quella di non solo di fare una pizza, ma di fare una pizza speciale. Com'è nata e quanto tempo fa? Ma la pizza è nata, innanzitutto credo che non sia un'idea, perché di pizze ce ne sono tante, pizza al metro ce ne sono tante, ma poi è la passione quello che poi fa la differenza, perché ricordiamoci sempre che la pizza è acqua, sale e farina, lievito naturale o di birra o quello che sia, ma comunque sia sempre circoscritto da una grande passione che ci sta dietro, perché è una pasta viva e logicamente di conseguenza c'è da curarla ogni giorno, perché noi qui facciamo lunghe lievitazioni, quindi l'impasto cambia nell'arco delle 48 ore, quindi ha una trasformazione, e con tutta quella passione che ci si mette alla fine viene fuori il prodotto finale, che logicamente non sta solamente nel singolo impasto, ma bensì con tutte le sfaccettature che poi ci gira intorno. E noi la pizza al metro ormai sono 10 anni che la facciamo. Io ho aperto questa attività nel 2004, l'anno dopo l'ho subito proposta, anche senza farla pagare inizialmente, per vedere un po' la differenza, per far abituare, diciamo, a questo nuovo tipo di prodotto, e l'hanno subito apprezzata ed è stato subito un gran successo, sinceramente. Ecco, chi mangia la tua pizza poi si accorge, dice, si digerisce subito, no? È una delle, certo, delle frasi più dette. Perché, come avviene? Ce lo spieghi tu? Certamente, qui si digerisce subito perché indubbiamente c'è una scomposizione degli amidi, la farina in sé per sé, quando si mescola con l'acqua si forma la maglia glutinea. Questa maglia glutinea, abbiamo una farina abbastanza proteica che ci permette di tenerla a maturare per 2 giorni senza che si rovina nulla, e questa maglia glutinea così abbastanza tenace riesce a trattenere i gas, quindi a scomporre i lieviti in modo tale che possano scomporre gli zuccheri della farina, quindi da zucchero complesso a scomporli fino a zuccheri semplici. Zucchero semplice è molto digeribile per l'organismo umano, ecco perché la pizza è digeribile. Ma tu te l'aspettavi di diventare una delle pizzerie più importanti d'Italia? Ma assolutamente no. Logicamente la meticolosità del magari anche mia, di come fare la pizza, di come la passione, dai, più che altro è la passione di far bene le cose. Io logicamente ho molta empatia su questo, perché mi metto sempre da parte del cliente, magari ho sempre paura come mi giudicano, e quindi logicamente vai sempre a cercare l'eccellenza. Io non mangerei mai una pizza banale, una pizza scontata, come un piatto banale, un piatto scontato, ma bensì una cosa che mi stupisce. Logicamente sì, l'impasto è importante, ma è importante anche la cottura, è importante anche tutta la gestione della pizza e anche la materia prima, perché sulla pizza ricordiamo che in forno, soprattutto nei forni a legna, sta all'interno 2 minuti, 2 minuti e mezzo, quindi riusciamo a tenere tutti quanti i sapori della materia prima. Se questa non è eccelsa, il gioco in finisce. In questa occasione, guarda, mentre parliamo ti facciamo vedere anche Marco che sta portando una... Qui abbiamo l'estiva che è una semplice pomodoro, con pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala e basilico. Di qua abbiamo una burrata pugliese, pomodoro fresco e alici del Mediterraneo. Tutto condito con olio extravergine oliva e origano. E quindi nella sua semplicità, Virgil. Esatto, cose più semplici. Questa è una pizza molto di successo, l'estiva, è una pizza che è pomodoro, mozzarella e basilico, però ecco, è una delle pizze veramente di successo per quanto è semplice. E adesso tu poi fai anche una gamma di pizze gourmet, fra l'altro. Facciamo una gamma di pizze gourmet e direi io
punto molto sul, sempre sul mezzo metro, lavoriamo molto, molto, molto il mezzo metro e cerchiamo logicamente, ecco, andiamo alla ricerca di materie prime, certo, importanti. Che valgono. Importanti. E senti, e la nuova esperienza che stai avendo con ripieni vitali? Beh, questa è una chicca che me la porto nel cuore perché è molto, molto particolare. Praticamente abbiamo fatto un contenitore, un cestino di pizza dove all'interno ci mettiamo tutte le varie specialità regionali italiane, tanto che il logo è Ripieni d'Italia. Abbiamo fatto questo food truck, un porter piaggio piccolino, dove siamo presenti nei, diciamo, più importanti street food in Italia e non solo. Quindi avremo diversi appuntamenti nel mese di ottobre tra Milano, Torino. Quindi attraverso la pagina Facebook. Lo promuoviamo attraverso la pagina Facebook. Esattamente. Esattamente. Poi concorrenza, le cose. Esattamente. Abbiamo avuto un grandissimo riscontro qui in zona con i catering e adesso però, ecco, l'obiettivo magari principale è quello poi portarlo, pubblicizzarlo in questi eventi che a tutt'oggi ha un bel successo. Senti, come ultima domanda sulla pizza, perché ci hai iniziato, ce l'hai fatta vedere prima, ma la vera pizza qual è? Quella napoletana o quella fina soia romana? Mi stai provocando. No, io stimo molto i miei colleghi su al nord, molto, perché sono molto preparati, perché sanno fare un'ottima pizza, sono molto tecnici, sanno quello che fanno e quindi ultimamente diciamo che la pizza non è solo napoletana, anche se io amo la pizza napoletana, quindi senza far nomi, ma ci sono veramente ottimi personaggi a Napoli, in Campania, e poi la differenza di Napoli dalla Campania che ci insegnano è veramente la materia prima, veramente il pomodoro, la mozzarella è qualcosa di incredibile che io qui nella nostra zona faccio fatica a reperire. Senti, quindi appuntamento per chi vuole assaggiare la pizza, avete due punti? Ne abbiamo sì, uno qui a Senigallia e l'altro a Iesi, nel centro di Iesi.